Allora, è partita ufficialmente, sono seria, la campagna sociale. Noi di Radio Bruno teniamo compagnia agli artisti che sono tutto il giorno nelle loro stanze d'albergo. Eccoli qui, oggi teniamo compagnia allo Stato Sociale. Ciao ragazzi! Ciao, ciao a tutti! Buongiorno! Come, ma state chiamando da casa nostra, vero? Allora, noi stiamo chiamando dalla nostra bellissima Sanremo Room e vi teniamo compagnia perché siete bloccati da questo protocollo giustissimo per poi solo esibirvi sul palco. Siete pronti? Siete carichi? Noi non siamo mai pronti, talvolta siamo troppo carichi, ma in questa occasione abbiamo poca responsabilità perché la superstar, che non è qua presente, si sta preparando, si chiama Alberto Cazzola, sarà la nuova grande di riferimento della canzone italiana da stasera e sostituirà l'immaginario collettivo Alberto Angela come sex symbol entro 2-3 anni. Non vediamo l'ora allora di vederlo, soprattutto in veste di sex symbol. Diciamo che c'è molta Bologna già nel titolo della vostra canzone, nel senso che nel 1980 c'è stato un concerto strepitoso e da qui avete preso il titolo Combat Pop invece di Combat Rock. È proprio così, Bologna 1980, Clash gratuiti in Piazza Maggiore. E purtroppo, perché la storia si presenta sempre in due occasioni, la prima volta è tragedia e la seconda è semplicemente farsa, purtroppo 2018 lo Stato Sociale gratis in Piazza Maggiore, grande onore della nostra carriera, e volevamo in qualche maniera mantenere un legame con quell'immaginario, col mondo del punk e con i nostri ascolti di quando eravamo piccolini, e col motivo per cui abbiamo scelto di avere una band, di fare una band con i propri migliori amici. Assolutamente sì, tra l'altro invece siete entrati quasi nel record perché siete i primi che in una canzone citano proprio il conduttore di Sanremo. Sì, mi ha telefonato. Era una mattina di dicembre, faceva molto freddo, eravamo in campagna, ci eravamo rinchiusi in un casolare che si chiamava Casa alla Lodola, anche se non era un deliberato omaggio al sottoscritto, e ho risposto al telefono e dall'altra parte la voce di un ravennate che mi diceva: sono io l'unico ad avere ancora un profilo di coppia, vi vorrei a Sanremo. Fantastico Amadeus. Allora invece parliamo di giovedì, perché innanzitutto vi vogliamo ringraziare perché darete spazio veramente alle persone che stanno soffrendo tantissimo, insomma, in questo periodo difficile, i lavoratori dello spettacolo, quindi grazie ragazzi di portarli sul palco. Sì, sarà una rappresentanza piccola inevitabilmente, perché insomma i lavoratori dello spettacolo in senso ampio sono alcune decine di migliaia in questo paese, e proveremo a dar loro voce, spazio e figura sul palco grazie all'aria di Non è per sempre degli After Hours di Manuel. Però insomma lì in mezzo succederanno delle cose che ancora non possiamo raccontare nel dettaglio, ma secondo noi saranno molto forti. Parliamo di voi. Allora, in preparazione di Sanremo ogni venerdì usciva un EP con delle vostre canzoni, quindi ognuno di voi un EP. E mi hanno detto che poi ovviamente ci sarà un EP post Sanremo con alcune delle vostre canzoni da solisti. Sì, e l'ultimo EP è stato di Alberto. Ta-da! Eccolo! Sono arrivato, sono l'ultimo. Italia, preparati ad amarlo. Alberto, sei pronto? Ma io nasco pronto e muoio pronto. Non come chi nasce tranquillo, che sappiamo tutti. Allora, sul palco sarebbe uno scoop, ma non vogliamo quello scoop lì, ok? Concentrati solo sulla canzone. Ci avete stupito anni fa con Una vecchia che balla. Ci sarà qualcos'altro sul palco? Ci sarà anche una band che suona. Ok. E nel nostro caso è veramente sospetto. È strano poi a Sanremo che non suoni l'orchestra, tra l'altro, eh? Va bene. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, grazie di essere stati qui con noi a Radio Bruno. Grazie allo Stato Sociale. Ciao, amici. Sanremo 2021 in collaborazione con Beeper Banca, Enka Plast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928. Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore,